Dopo un 2020 trascorso da remoto e un 2021 quasi interamente in trasloco nella sala del Consiglio provinciale, il Consiglio comunale di Pesaro è tornato a riunirsi in presenza nella sua sala municipale. Lo ha fatto approvando la variante urbanistica Vallugola che apre le porte al piano spiaggia, così come è arrivato l'ok al progetto di fattibilità alla cittadella dello sport di Villa Fastigi tramite Project Financing. Ma è stato un rientro in assise che ha guardato oltre le proprie competenze comunali. Ha guardato ad esempio a quell'arretramento della ferrovia su cui il sindaco Ricci continua ad alzare l'attenzione su un'occasione storica che certe politiche regionali, secondo il sindaco, rischiano di far smarrire. Non a caso Ricci ha convocato per giovedì gli stati generali delle infrastrutture, non a caso ieri si è rivolto allo stesso consiglio comunale per lanciare un accorato appello. L'alta velocità ha cambiato tutto. E ciò di cui non ci rendiamo conto è che una volta che saranno completati i cantieri dell'alta velocità nella Napoli-Bari, anche coloro che vengono da Milano come me, che oggi hanno preso il treno per Lecce, non passeranno più per il versante Adriatico, o rischieranno di non passare più nel versante Adriatico. Io vorrei che questo aspetto fosse chiaro. E quindi il rischio delle Marche non è che passino troppi treni, il rischio delle Marche è che non passi più nessuno. E più treni significa più sviluppo e significa meno inquinamento. Sono, ripeto, abbastanza avvilito perché è proprio stato impostato dall'assessore regionale al contrario il tema. Al contrario. Il rischio per le Marche è l'isolamento. E perché viene fuori questa opportunità? Perché quando è arrivato il PNRR, nel tratto dell'Adriatica, Bologna-Bari-Lecce, non era stato messo un euro. Da lì si è aperto una discussione all'interno del governo e per fortuna il ministro Giovannini è riuscito a convincere Draghi e il ministro Franco a mettere 5 miliardi del bilancio dello Stato sulla Bologna-Bari, quindi non del PNRR, del bilancio pluriennale dello Stato. E di conseguenza, noi che lavoravamo su questo aspetto dal 2018 siamo stati richiamati perché c'è questa opportunità.